Ben ritrovati a tutti i runners di marathonworld.it, oggi con noi le Oca Mach X. Si tratta del primo modello da noi recensito del marchio attualmente con sede in California. E lo diciamo da subito, queste Oca Mach X ci hanno lasciato letteralmente di stucco, e questo perché rispetto alla scheda tecnica e dai vari comunicati della casa madre, queste scarpe ci sono sembrate totalmente diverse da quello che ci aspettavamo. Non fraintendeteci, non vuol dire assolutamente che non siano valide, ma che semplicemente il suo range di utilizzo sia diverso dalle aspettative. Lo scopriremo più nel dettaglio con la prova in corsa nella seconda parte del video, ma ora un po' di specifiche tecniche. Peso inferiore ai 260 grammi nel nostro modello US 9,5, ed un drop di 5 mm frutto di un'altezza da terra di ben 42 mm sul tallone e 37 mm sull'avampiede. Superiormente una menzione particolare alle stringhe, con una presa così efficiente che, soprattutto nelle prime uscite, ha reso davvero arduo scioglierle. A livello di tomaia molto fit, traspirante e in sintonia con il piede, troveremo un tessuto in krill jacquard, mix di poliestere e nylon, proveniente per il 100% da materiale riciclato. Ma arriviamo a parlare di intersuola, come sempre il fulcro di ogni calzatura. In queste Oca Mach X prende il nome di ProFly X. Superiormente troveremo uno strato in teba, la porzione bianca, molto molto morbida ed in grado di offrire, secondo la casa madre, un grandissimo ritorno di energia. Inferiormente la parte verde è in una mescola più tradizionale, ovvero leva, che seppur più rigida rispetto allo strato superiore, al tatto rimane comunque sempre molto morbida. Tra questi due strati è inserita una piastra, che in questo caso non è in carbonio ma in pebax, materiale che avevamo già visto abbastanza recentemente in modelli Kipran e Topo sotto forma di schiuma. In queste Oca il pebax è implementato in modo più rigido sotto forma di piastra. Non sarà il carbonio, ma è comunque un elemento rigido che dopo una fase di caricamento e quindi deformazione torna al suo stato iniziale, regalando una buona spinta. Inferiormente troveremo un battistrada molto essenziale, come nelle scarpe racer, composto da una gomma dura abrasion che, come dice il nome, è particolarmente resistente alle abrasioni ed in grado di aggrapparsi al terreno. A nostro parere, infatti, queste Mach X sono un modello puramente da strada. In questa scarpa altri elementi racer sono rilevabili nella conchiglia posteriore, che ad una parte molto rigida inferiormente è associata una più morbida superiormente, e la linguetta sul collo del piede, leggermente elastica ed attaccata alla parte interna della tomaia. Una scarpa molto molto comoda, a cui alla morbidezza dei materiali e della soletta interna si aggiunge un eccellente rivestimento del colletto, ovvero in prossimità della caviglia. Ma addentriamoci ora nella prova in corsa di queste Oca Mach X. Come già detto, il blocco di schiume su cui poggia il piede è morbidissimo, motivo per cui queste Oca già dai primi passi si faranno apprezzare per la loro estrema comodità. Facciamo però un passo indietro. Qualche minuto fa avevamo anticipato le sensazioni in corsa riferendo la grande sorpresa provata. Ebbene, nella presentazione di Oca si leggeva come le Mach X permettessero di superare i limiti e raggiungere prestazioni eccezionali in termini di velocità. Il che ci aveva fatto pensare, complice la piastra dell'intersuola, ad una sorta di semi-racer, adatta sia all'allenamento ma anche a gare veloci, ma a nostro parere la sua collocazione non è questa.
partiamo con il dire che la conformazione dell'intersuola potrà permettere alla stragrande maggioranza dei runners di esprimersi al meglio, in quanto è una scarpa con una leggera conformazione a barchetta e che quindi accompagnerà tutte le diverse fasi dell'appoggio. Prima il contatto con il terreno da parte del tallone, così come avviene nella quasi totalità degli amatori, poi una rapida fase di transizione facilitata dalla piastra in Pebax, ed infine la spinta, che risulterà essere davvero efficiente per mano dello strato bianco in Peba, molto molto morbido e performante. Inutile sforzarsi di correre biomeccanicamente bene con un appoggio di mesopiede. Vista l'altezza della scarpa è praticamente impossibile. Queste Hoka Mach X sono ottimizzate per un contatto a terra con il tallone. Ma arriviamo alla sua collocazione. Già dalla primissima uscita abbiamo potuto verificare come questa sia una scarpa che spinge a determinati ritmi. Riesce a dare il meglio di sé a ritmi non troppo veloci, riuscendo a stabilizzare ed ottimizzare la prestazione su ritmi lenti e medi. Come detto poco fa, è una scarpa che ti spinge a correre di talloni, e quindi arrivati ad un certo limite sarà impossibile spingersi oltre. A nostro parere la sua collocazione ideale è quindi l'allenamento per le lunghe distanze, maratona mezza e anche ultramaratona. Si potrà utilizzare al meglio in fondi, medi, variazioni e anche ripetute lunghe. Per allenamenti o distanze più brevi si potrà beneficiare della grande comodità e sicurezza, ma non si avranno particolari regali in termini cronometrici, regali che abbiamo visto essere invece piuttosto evidenti a ritmi più tranquilli. E viste le sue caratteristiche si adatta quindi anche a gare su lunghe distanze. Queste Hoka Mach X possono rappresentare la più valida alleata per la preparazione alla prossima maratona, mezza o gare più estreme. La grandissima comodità ed il senso di protezione dovuto alle schiume ammortizzanti ma allo stesso tempo reattive potranno farvi correre per tantissimi chilometri in sicurezza, ma allo stesso tempo potranno adattarsi ad una vastissima gamma di allenamenti che richiedono anche ritmi più brillanti, allenamenti tipici proprio di queste gare. Per le domande potete lasciare un commento, mentre la versione scritta di questa recensione la trovate su www.marathonworld.it.